Io sono la salvezza del popolo, dice il Signore, e in qualunque prova mi invocheranno, li esaudirò, e sarò il loro Signore per sempre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi, fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, non visioni, per mia colpa, grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli, di pregare per me, Signore del mio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Dio grande e misericordioso, quanto più si avvicina la festa della nostra redenzione, tanto più cresca in noi il fervore per celebrare santamente la Pasqua del tuo Figlio. Egli è Dio e vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Geremia. Così dice il Signore: questo comandai loro: ascoltate la mia voce, allora io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. E camminate sempre sulla strada che vi prescriverò, perché siate felici. Ma essi non ascoltarono né prestarono orecchio, anzi procedettero secondo l'ostinazione del loro cuore malvagio, e invece di voltarmi la faccia mi hanno voltato le spalle, da quando i loro padri uscirono dal paese d'Egitto fino ad oggi. Io inviai a tutti voi i miei servitori, i profeti, con premura e sempre. Eppure essi non li ascoltarono e non prestarono orecchio. Resero dura la loro cervice, divennero peggiori dei loro padri. Tu dirai loro tutte queste cose, ma essi non ti ascolteranno. Li chiamerai, ma non ti risponderanno. Allora dirai loro: questo è il popolo che non ascolta la voce del Signore, suo Dio, né accetta la correzione. La fedeltà è sparita, è stata bandita dalla loro bocca. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Fa che ascoltiamo, Signore, la tua voce. Fa che ascoltiamo, Signore, la tua voce. Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Fatti ascoltiamo, Signore, la tua voce. Venite, prostrati adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Fa ascoltare, Signore, la tua voce. Ascoltate oggi la sua voce. Non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Fa che ascoltiamo, Signore, la tua voce. Lode a te, o Cristo, re della gloria. Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Tu hai parole di vita eterna. Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Uscito il demonio, il muto cominciò a parlare, le folle rimasero meravigliate. Ma alcuni dissero: è in nome di Belzebub, capo dei demoni, che gli scaccia i demoni. Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo i loro pensieri, disse: ogni regno diviso in se stesso va in rovina, e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni in nome di Belzebul, ma se io scaccio i demoni in nome di Belzebul, i vostri discepoli in nome di chi li scacciano? Perciò essi stessi saranno i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, è dunque giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, tutti i suoi beni stanno al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via l'armatura nella quale confidava e ne distribuisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Gesù ci dice che se non siamo con Lui e finiamo per invano costruire la nostra vita, perché Egli è la pietra di fondazione sulla quale l'edificio si edifica saldo e compatto. E questo ci conforta, perché non possiamo mettere altra pietra di fondazione se non Cristo alla esistenza nostra in questa terra, perché possa durare per l'eternità. Siamo in un luogo che ci ricorda proprio la solidità della casa di Davide, quella che non avrà fine, e questa casa di Davide che i nostri padri hanno voluto replicare in tante parti d'Europa per ricordare questa verità, cioè che il Verbo di Dio, il Verbo eterno, la parola eterna di Dio, è diventata carne ed abita in mezzo a noi. Egli è con noi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. E questo è il senso più profondo della Santa Casa, che qui a Parma ha in questa costruzione devota una delle più belle repliche. E questo ci ricorda come i nostri padri hanno creduto profondamente al miracolo della traslazione, alla sua soprannaturalità, perché non dimentichiamo che
nella casa di Nazareth, Gabriele, l'angelo, disse a Maria: nulla è impossibile a Dio. Purtroppo l'uomo cosiddetto tecnologico, anzi di più dovremmo dire informatizzato, crede di poter dominare tutto, e lui sa molto bene che non è così, e quindi credendo di poter dominare tutto, la sua mente ritiene scetticamente impossibile che a Dio nulla è impossibile. Ma come? Dio è il creatore di tutto, egli ha creato la natura e quindi tutto ciò che è in essa. E quindi com'è possibile negare che Dio faccia i miracoli? Noi di questo ci ricordiamo quando a livello di salute non abbiamo altre possibilità e allora chiediamo al Signore la grazia del miracolo che ci guarisca. Ma non dobbiamo aspettare di arrivare a quel punto. Dobbiamo ricordarci che ordinariamente il Signore opera e fa i miracoli. E quindi questa consapevolezza i nostri padri ce l'avevano chiara e non c'era ancora stato quel modernismo, quel relativismo che è penetrato anche tra noi nella Chiesa, che fa dubitare del miracolo. E pertanto proprio questo è il segno della stabilità che il Verbo di Dio ha dato alla nostra esistenza nel momento in cui si è fatto carne. E noi sappiamo che la casa di Nazareth è il luogo dove il Verbo si è fatto carne e ha cominciato ad abitare in mezzo a noi. E questo è il fondamento e anche il distintivo del cristianesimo. Non è l'uomo che tenta di immaginarsi Dio per arrivare a Dio, ma è Dio che ha preso l'iniziativa, si è rivelato ed è sceso tra noi, ha preso la nostra carne. Dimenticare questo fondamento significa cadere in una idea di religione astratta, esoterica, gnostica, cioè basata su quegli aspetti, come dire, fallibili della nostra umanità. E invece è Dio stesso che rivela, è Lui che concede a noi il dono di farsi conoscere. E proprio la casa di Nazareth ci ricorda questa verità. È straordinario che nell'antichità, in particolar modo nel periodo storico seguito alla perdita della Terra Santa da parte dei crociati, e l'Occidente cattolico, non potendo più andare in pellegrinaggio, ha sentito l'esigenza come di riprodurre questi luoghi santi a vari titoli, in vari modi, in Europa, per cui in tal modo il pellegrinaggio è continuato. Ecco, chiediamo alla Vergine Santissima oggi di donare a noi una coscienza sempre più viva, certa, della luce che Cristo ha portato venendo ad abitare tra noi e nello stesso tempo che doni a noi una fede salda da riporre in Lui, certi che Egli rimarrà con noi per sempre fino alla fine del mondo.
benedetto nei secoli, Signore. Benedetto nei secoli, Signore. Sacrificio alla gloria del suo nome, il ben nostro di tutta la sua santa Chiesa. Purifica, Signore, il tuo popolo dal portaggio del male, perché sia tenerita la nostra offerta. Non permettere che siamo attratti da falsi ideali e guidaci al premio da te promesso. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Diamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Innalzare un inno a te, Padre onnipotente, cantare insieme la tua lode. Tu vuoi che ti glorifichiamo con le opere della penitenza quaresimale, perché la vittoria sul nostro egoismo ci rende disponibili alle necessità dei poveri, a imitazione di Cristo, tuo Figlio, nostro Salvatore. E noi uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni, e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis celi et terra, gloria tua, hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis. Con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica, trasmessa dagli apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati tutti i presenti dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode. E innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere sé i loro cari, redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù, San Giuseppe suo sposo, i Santi Apostoli e Martiri, Pietro e Paolo, Andrea e tutti i Santi, per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, Signore, l'offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia, disponendo.
disponi della tua pace nei nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici in grazia degli eletti. Santifico Dio questa offerta con la potenza della tua benedizione, degnati di accettare a nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo, del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione è ripresa in mano, nelle sue mani sante e venerabili, e alzando gli occhi al cielo a te Dio, Padre sovrintente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane e diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene, questo è il corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese questo glorioso calice nelle sue mani sante e venerabili, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene. Questo è il calice del nostro per la nuova ed eterna alleanza, versato in remissione. Fate questo in memoria. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Questo sacrificio, Padre, di Cristo e il tuo popolo santo, celebriamo il memoriale della beata, della risurrezione dei morti, della gloriosa ascensione al cielo di Cristo, tuo figlio nostro Signore. E offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna e carico dell'eterna salvezza. Voltici la nostra offerta e il tuo sguardo sereno e lungo, come hai voluto accettare con chi è bene il tuo sguardo. Sacrificio di Abramo, nostro padre, nella fede, l'oblazione come è santo di Melchizedecco, sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani di quando santo sia portato sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo figlio, scelga la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricorda, tu Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono nel sonno della pace. Dona loro, Signore, a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, Signore, di aver parte della comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, tutti i santi. Mettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore, tuo Dio, crei santifichi sempre, fai vivere benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo,
ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace di questi giorni, con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della Chiesa. Dona l'unità e pace, secondo la tua volontà, che viveremo nei secoli di Amen. La pace del Signore sia sempre e con il tuo spirito. Agnus Dei, qui togli peccato a noi, miserere nobis. Agnus Dei, qui togli peccato a noi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato. Amen.
Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me si perde, dice il Signore. Preghiamo. O Dio che ci hai nutriti in questo sacramento, fa che la forza della tua salvezza, operante nel mistero, trasformi tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria. Concepita dello Spirito Santo. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco la serva del Signore. Si compie in me seconda la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si è fatto carne. E vieni a abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nei nostri cuori la tua grazia, Signore, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai fatto conoscere l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e croce, per l'intercessione della Vergine Maria, siamo condotti alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, pregi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Eterno, dona loro, Signore, e splende ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen.